C'è grande attesa tra i sindaci del cratere sismico abruzzese in vista dell'incontro con il sottosegretario al Ministero dell'Economia Paola De Micheli, previsto a giorni a Roma. All'ordine del giorno, infatti, ci sarà il cospicuo aumento del fondo unico per il personale impegnato nella ricostruzione post-sismica, impiegati nei due uffici speciali per la ricostruzione, USRA e USRC, negli uffici tecnici dei comuni ed anche nella società in-house della regione Abruzzo Engineering. Per il 2016 i fondi a disposizione restano infatti 11,5 milioni di euro e ne servirebbero almeno 20, ed anche i 13,5 milioni assegnati dal CIPE per il 2017 non bastano neanche lontanamente al fabbisogno. I sindaci ricordano, con il loro coordinatore Francesco Di Paolo, che gli addetti alla burocrazia della ricostruzione sono in numero appena sufficiente e senza altri fondi il rischio è la riduzione del personale, con conseguente blocco dell'iter di approvazione dei progetti di rendicontazione e verifica. Insomma, ricostruzione ferma proprio ora che in tanti paesi del cratere sismico, dopo oltre 7 anni, si cominciano a vedere le prime gru e i primi cantieri all'opera. Il problema è che esiste una norma nella legge di stabilità del 2015, quindi quella che finanzia il bilancio dello Stato nel 2016, che autorizza i comuni a prorogare i cosiddetti co.co.co. fino alla fine, al dicembre del 2017. In realtà poi la copertura finanziaria è stata assicurata fino a giugno del 2016, quindi si tratta di chiedere al governo ulteriori fondi,